Pitano di una città d'arte come Conegliano, visto però di pittura, di una città dove pittura ce n'è tante e purtroppo se n'è perduta tanta anche in passato, ma poi grazie alle elezioni successive se n'è anche recuperata tanto, visto che avevo catturato al volo Piero Zambone, che ci fa piacere essere qui con noi, io lo conosco per mia fortuna tanti anni e so anche la sua passione per quella che è l'arte, purtroppo l'ho visto recentemente spesso impegnato in cose poco alleghe come le Prolusse. Prolusse, di pure quant'altro. Però io sono drammi di occupazione, insomma, che Conegliano sta vivendo molto da vicino, però è anche bello in certi momenti potersi dedicare al bello e allontanarsi per qualche istante dai pensieri più brutti. Mi sarebbe piacere averlo qui, purtroppo pochi minuti, ma ne approfittiamo e gli cedo la parola. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti a questa inaugurazione di questa mostra. Io l'artista non lo conoscevo, ho avuto il piacere di incontrarlo poco fa, così mi ha illustrato un po' la sua attività, una produzione molto particolare che merita di essere capita bene, quindi visto che il Bastianello è qua, nei prossimi giorni... Qualche mese fa era aperto Bastianelli, parlato. È già passato. E quindi dicevo, avrò la possibilità di venire a guardarmeli con calma. Cosa dire? Hai perfettamente ragione nel sostenere che abbiamo bisogno di più dimensioni, perché se ci limitassimo esclusivamente alle tematiche complesse che stiamo vivendo, indubbiamente avremmo da essere poco da essere soddisfatti e contenti. Però io credo che dobbiamo guardare avanti. È vero che anche l'arte oggi esprime il momento e quindi qualche volta diventa un elemento che non ci aiuta a guardare in positivo. Però ecco, ritengo anche che ci sia il fondo del barile e di conseguenza ritengo che per quanto riguarda soprattutto le nostre zone questo sia stato ormai raggiunto. Abbiamo qualche segnale per fortuna che ci fa pensare diversamente. Mi auguro che anche chi deve fare le scelte di strategia, cioè la politica, sappia recuperare il suo ruolo e sappia dare delle risposte che vadano anche nella direzione di valorizzazione non solo degli aspetti economici ma anche di quelle che sono le espressioni artistiche. Indubbiamente dal punto di vista culturale abbiamo ancora un percorso di valorizzazione da fare. Io mi sono occupato in questi anni anche dell'assessorato alla cultura della provincia e ho capito che la cultura, le espressioni della cultura possono essere elementi che indubbiamente ci consentono anche gratificazioni dal punto di vista economico. Io faccio un banalissimo esempio: qualche tempo fa si è tenuta una grande mostra sul cinema a Conegliano con circa 130.000 visitatori, alla fine hanno la stima e la valutazione che è stata fatta, questa operazione ha sviluppato un volume d'affari di 7 milioni di euro, quindi per il pubblico che ha investito 500.000 euro c'è stato un ritorno in termini di soltanto di tassazione superiore rispetto a quello che è stato l'investimento. Questo per dire che dobbiamo guardare sempre le cose da tutti i punti di vista e quindi grandi o piccoli che possono essere o importanti o meno importanti, gli artisti sono comunque l'espressione di una fermento culturale che c'è, che è presente sul nostro territorio e di cui anche il nostro grande artista ne è espressione. Io faccio i migliori auguri di un buon risultato, di un buon successo di questa mostra all'artista e di conseguenza anche agli ospiti dell'artista che evidentemente puntano anche a questo tipo di presenza per una promozione reciproca. Io credo che proprio questo binomio, questa simbiosi aiuti, penso a quanto si sono trasformate, parlando di Conegliano, città d'arte e del vino, come dicevi poco fa, gli stessi luoghi di accoglienza, le stesse cantine che sono diventate i luoghi di accoglienza, soprattutto luoghi dove si svolgono mostre, dove c'è un pullulare di iniziative culturali. Il fatto che siate qui all'interno di Casa Longega, che è una casa importante del periodo storico della nostra città, tra l'altro costruita sulle mura canalesi, e siate
a fianco al Palazzo Sarcinelli, che per noi è il simbolo dell'espressione e dell'esposizione, non può che essere di aiuto. Quindi vi faccio veramente di cuore i migliori auguri. E poi scusate, ma ho un impegno con mia moglie che mi ha già chiamato 3 volte, meglio tenere buoni rapporti, quindi buon proseguimento e buona serata. E anche Toni magari si quali più canta, dobbiamo mettermi d'accordo con lui. Buona serata. Anche perché grazie. Io ho la fortuna, conoscendo Franco da tanti anni, di aver già presentato delle altre sue mostre, e di Franco invece il percorso in questi anni. Prima voglio parlava Zalbon di Palazzo Sarcinelli, una sede espositiva prestigiosa che sicuramente è importante che ci siano dei luoghi di incontro, dove sia possibile fare vedere anche l'arte contemporanea. Appunto, qualche mese fa, l'estate scorsa, proprio ero qui in una circostanza in cui Franco con altri artisti ero a Palazzo Sarcinelli. Ma è bello che nei comuni ci siano luoghi con tipologie diverse, perché recentemente invece ho avuto il piacere, se mi do da Laura, in una sede a Mogliano Bello dove si trova la situazione artistica di cui lei fa parte, molto bella, che il comune proprio ha riattivato, i piranesi, ha riattivato per dare spazio all'arte. E ce n'è bisogno, perché in un mondo che francamente, quando apri il giornale, quando guardi la televisione, offre tante, troppe cose brutte, poter vedere il bello, poter spaziare con gli occhi, con il cuore, la fantasia, con la mente, anche in altre dimensioni importanti. Lo dico questo parlando di Franco, perché un po' la mia vita è stata per mille motivi un viaggio insieme a lui, per tante cose che ci legano, e poi perché ho viaggiato attraverso il suo percorso artistico, e in particolare questa fase è un viaggio dentro se stessa. Se notate, lo dico per chi non conosce Franco, questi sono degli oli, è tutto dipinto nei mini particolari. Le carte geografiche che vedete sono carte geografiche antiche, sono assolutamente vere, nel senso che sono copiate da modelli originali, ma ogni minimo dettaglio è dipinto ad olio. Su queste carte geografiche si intersecano altri aspetti con dei fumetti che talvolta richiamano un po' quella che è la matita dei Bonelli, di Tex Reader e degli Zagor. Ci sono personaggi in primo piano che talvolta ricordano quella che è l'iconografia pubblicitaria, cioè il 2000. Ci sono le città apparentemente deserte, assolutamente sempre grigie, quindi prive di colore, a contrasto invece con altre immagini. Ci sono i cieli, che sono gli stessi di Franco da 20 anni in qua. È una delle poche cose che nella sua arte è rimasta la stessa, perché Cattapano non è un artista ripetitivo, che fa una cosa, che trova che funzioni e la fa per tutta la vita, quella di tanti. Io credo che sia impossibile certi artisti contare quanti quali hanno fatto di quel soggetto, di quel tipo. Penso a Cascella, cioè Portofino, il numero è assolutamente imprecisato, gli altri Boetti, il numero è assolutamente imprecisato, le opere di Vedova, il numero è assolutamente imprecisato, e talvolta è davvero difficile dire ma perché una costa di più o perché una piace di più dell'altra, talmente sono insimili, tant'è che l'arte, a me non piace, oggi si vende a centimetri, misurando il quadro, ed è una cosa che però non ha senso. L'arte deve essere bellezza, deve essere quello che ci piace, e anche qui credo che ci siano quadri più e meno belli, e dire più e meno belli vuol dire che per me è una cosa, ma per un altro, il più bello e meno bella, è un altro. E questo per me è l'opera d'arte. Non può essere uguale per tutti allo stesso modo. Anche in questa serie, che io di questi quadri è la prima volta, no, che personalmente riesco a vederne appesi 14 o 15, quanti sono? 14. A volte ne vedo appesi 14 insieme, perché nelle altre mostre, come quella fatta San Cinelli, erano delle collettive, ne vedevi 2, 3, 4, 5. Che ne vedo così tanti, tutti appesi la prima volta. Per dire scherzosamente che non c'è il mio preferito, ma mi pare normale che l'artista fa un rispetto a chi presenta,
c'è nella locandina. E poi altra cosa curiosa, lo dico scherzando, che se voi vedete ci sono, per quanto riguarda le figure, a volte sono figure con un volto, a volte sono figure che un volto non ce l'hanno, e qui potrei dire chiamando Costabi, a volte le figure non ci sono, perché nel viaggio, anche in questo senso, se osservate ci sono delle differenze. In alcuni c'è un tratto al limite, un segno di linea rossa che fa parte sempre del viaggio, la linea rossa è la linea del cuore, in altri non c'è. In uno soltanto, per esempio, c'è il Melograno, che è un po' la firma di Franco Attapani, che non firma i suoi quadri sul fronte. Per me la sua firma sono i cieli, e dove lo trovi il Melograno, che fa parte del suo percorso da tantissimi anni. Ripeto, sono quadri che hanno delle caratteristiche diverse, quindi se all'impatto può esserci una sensazione di unicità, se poi andate a vedere, le differenziazioni sono tante. Dicevo, nei vari percorsi che mi legano a Franco, c'è il fatto che in una serie di libri che ho scritto, di monografie canine, lui ha disegnato i cani di questo libro, di questi libri, ed erano i primi cani che in vita sua faceva, pur sempre avendo avuto cani, pur essendo i cani il motivo del nostro incontro, cani non li aveva mai dipinti. Li ha fatti per la prima volta per un mio libro, ed è curioso vedere come dal primo che aveva disegnato all'ultimo c'è una differenza enorme, perché non è venuto a farli. In questi quadri, in questi fumetti, come li chiamiamo noi, c'è soltanto un quadro con un cane, ovviamente neanche quello aveva portato, perché per fargli dispetti è bravissimo. Io però vi invito a guardare le composizioni, perché ciascuna poi ha un senso, ha una logica, anche se talvolta non è poi così facile, perché il ragazzo dei problemi seri, diciamo, e non è sempre così facile cogliere qual è la logica, però è un invito a farlo, cioè non fermatevi all'impatto singolo, ma cercate di capire qual è la combinazione che vuole significare attraverso un insieme, ripeto, di soggetti così diversi come sono le città, i fumetti, le mappe, i protagonisti. Mappe che comunque sono il filo rouge, nel senso che sono il senso del viaggio. Senza una mappa non si può viaggiare, si viaggerebbe a capo. Invece la mappa guida l'artista in questo percorso. Cosa che per me è importante nell'arte è, chi mi ha già sentito, magari se non era sentito ripetere, ma io credo che sia fondamentale in questo momento di difficoltà dell'arte, è che per me perlomeno ci siano delle condizioni. Uno, che una persona sappia dipingere, perché uno può avere dei più fantastici di questo mondo, ma se non ha la mano non dipingerà. Che la persona che è di fronte sappia dipingere, credo che sia di tutta evidenza. Ripeto, sfiderei chiunque a provare a fare, no, una mappa, no? Un centimetro di quella mappa, a vedere se ci riuscireste. La seconda cosa è per l'idea, perché purtroppo le idee non sono così difficili, non sono così facili da trovare. Fra un campo di papaveri, che ho visto di bellissimi, di stupendi, però francamente, chi è che non fa un abito di Venezia, chi è che non fa un abito di Conegliano, un campo, una collina? Non ci vuole oggettivamente un'idea. E poi quello che chiedo anche è che all'idea e alla capacità si sposi l'applicazione. Lo dico sempre in maniera abbastanza polemica, quando penso a Fontani, i famosi tagli, che una volta io e lui a Stiera Palma abbiamo chiesto i prezzi per giocare, e era penso 5-6 anni fa perlomeno, ci hanno chiesto di un taglio, era uno bianco, uno rosso e uno blu, giallo, 800.000 euro, 1 milione per quello bianco, 1 milione e 2, ma se vi interessa davvero possiamo trattare. Allora,